Sono centinaia gli impianti industriali AISEV sono localizzati in Italia e sottoposti tra il 2016 e il 2017 a verifiche e ispezioni da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca dell'Ambiente e l'ARPA. Tra questi c'è anche l'impianto Sorgenia Power. Siamo in Molise a Termoli, in provincia di Campobasso, e qui che abbiamo incontrato l'architetto Mario Massimo Simonelli. Ci troviamo oggi a Termoli, nella sede della Sorgenia Power, che è una centrale termoelettrica e soggetta a controlli da parte dell'autorità competente, in questo caso dell'ISPRA. La definizione di ispezione ambientale è contenuta all'interno dello stesso articolo 5 del decreto legislativo 152 e riguarda tutte le azioni che l'autorità competente mette in atto per promuovere e per verificare il rispetto delle condizioni ambientali da parte delle installazioni. Rapporti che sono frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati esposta dall'ingegner Gaetano Battistella, responsabile del servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale di tecnologie, sostanze chimiche e cicli produttivi. Per quanto riguarda l'ISPRA, vengono controllati gli impianti soggetti ad AIA nazionale, sono gli impianti sostanzialmente presenti sul nostro territorio nazionale di taglia maggiore, come raffinerie, come centrali termiche, come impianti chimici, come piattaforme e come stazioni di pompaggio del gas. Le prescrizioni per il controllo dell'impianto sono contenute nel cosiddetto decreto AIA, come spiega lo stesso Battistella. I controlli che traggono la fonte da quanto viene fuori in termini di istruttorie autorizzative, quindi dove vengono autorizzati questi impianti alla loro scadenza, con una frequenza periodica che può essere di 10, 12 o 16 anni, a seconda se vengono adottati o meno sistemi di gestione ambientale. Il rapporto controlli ambientali AIA-SEVESO rappresenta l'unico contributo esistente a livello nazionale in grado di rendicontare le attività di controllo svolte dal sistema presso gli impianti in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale. Fondamentale, spiegano Battistella e Simonelli, è combinare attività ispettive e autorizzative. L'attività ispettiva deve essere un momento di non soltanto di controllo, ma anche di acquisizione di quelle che sono informazioni, dati, in rapporto, in dialogo con il gestore, che possono essere importanti e sono fondamentali per chi è preposto a rilasciare le autorizzazioni. Con quali strumenti si realizza un'ispezione ambientale? Per l'attività in campo come quella che stiamo facendo oggi qui alla Sorgenia, la linea guida che ci conduce è il piano di ispezione che è previsto all'interno della stessa AIA, che molto sinteticamente è una guida divisa in tre parti, un progetto diviso in tre parti. C'è una parte che chiamiamola la verifica documentale, che riguarda tutti gli aspetti di verifica delle emissioni, della gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici e aspetti di questo genere. C'è una parte di sopralluogo che è quella della verifica visiva delle varie sezioni dell'impianto rispetto a quanto autorizzato di AIA, cioè vedere che non vi siano cose in più, in meno o difformi da quello che è autorizzato in AIA, e c'è una parte che si fa in collaborazione con le ARPA, sono i colleghi delle ARPA che effettuano quelli che sono i campionamenti delle varie matrici ai camini o ai pozzetti di scarichi delle acque, che serviranno poi alla parte successiva alla visita in campo, cioè quella in ufficio, per verificare tutta questa documentazione e predisporre la relazione finale da inviare al Ministero.